Alessandro Arioli, ci spiega perché è importante combattere le importazioni dal sud-est asiatico? Dunque, più che di combattimento si tratta di mettere a fuoco lo status quo e quindi di individuare effettivamente con correttezza qual è lo scenario internazionale. Lo scenario internazionale in questo momento presenta un areale come quello del sud-est asiatico e dell'Oceania, quindi l'areale dal quale proviene il 95% del riso importato in Europa, mostra uno scenario di utilizzo di antiparassitari che non sono ammessi sul territorio europeo e men che meno in Italia. Siamo quindi in una situazione di illegalità perché occorre sottolineare come la commercializzazione di prodotti sottoposti all'utilizzo di fitofarmaci non segua il concetto della verifica analitica per controllare che non ci siano residui e in tal caso concedere nulla osta alla distribuzione di una derrata. No. In realtà il discorso avviene a monte. Bisogna dimostrare, quindi certificare, che si ha una procedura che escluda l'uso dell'utilizzazione di fitofarmaci non ammessi nell'areale di vendita del prodotto finale, pena l'esclusione del prodotto dalla possibilità di commercializzarlo. Siamo quindi, in questa fattispecie, in una vera e propria infrazione complessiva globale molto grave, perché ci sono decine di fitofarmaci di antica generazione, in particolare esteri fosforici, ma non soltanto, etilembiesdito carbammati per esempio, che sono stati banditi interamente dall'agricoltura europea e, ribadisco ancora una volta, in particolare dall'Italia, che normalmente è antesignana nel porsi in prima linea per la riduzione dell'uso delle tipologie di molecole ad azione antiparassitaria. Nella fattispecie quindi provo a dare un esempio riguardante l'agricoltura biologica. Un prodotto non è certificabile biologico e commercializzabile come tale se e soltanto se alla verifica di laboratorio analitica non presenta residui di antiparassitari. Un prodotto è certificabile e commercializzabile come biologico se l'agricoltore si è fatto certificare da un ente indipendente che utilizza pratiche, quindi discipline di coltivazione, che non prevedono l'uso di fitofarmaci. Quindi non vince da questo punto di vista il risultato dell'analisi. Prevale il concetto che a monte io non abbia utilizzato molecole di sintesi ed è per questo che il prodotto viene certificato biologico. Alla stessa stregua, il riso di produzione sud-est asiatico e oceania, che utilizza fitofarmaci non consentiti dalla nostra legislazione, e oltretutto sono fitofarmaci che sono prescritti dalle linee guida delle istituzioni universitarie, pubbliche e internazionali, che fanno da riferimento per guidare gli agricoltori, appunto, del sud-est asiatico e dell'oceania, ebbene, questa è un'infrazione che esclude dal punto di vista legale la possibilità di commercializzare prodotti coltivati in modo acclarato con l'uso di fitofarmaci non ammessi, anche se l'analisi di laboratorio ex post, quindi a valle della produzione, per cui per esempio a livello di importazione di frontiera, anche se queste analisi possono eventualmente dimostrare che il residuo è zero di qualunque di codesti fitofarmaci che sono stati utilizzati illegalmente per la nostra legge.